Sandro Cossiga, consigliere dell'UDC. Il consiglio comunale di Pozzoli ha approvato quelle che sono definite le coppie di fatto. Lei ha votato contro, ci spiega perché. Sì, uh, io ho spiegato anche in consiglio comunale con il mio intervento che l'istituzione del registro delle unioni civili non è uh, la soluzione dei problemi che hanno sollevato in consiglio, perché comunque uh, c'è bisogno di un intervento legislativo sovracomunale, quindi a livello nazionale, per garantire determinati diritti, anche perché. Uh, Bene precisare che il registro delle unioni civili delle coppie di fatto non è il registro delle coppie omosessuali o eterosessuali, perché non, è alcun, non, è, non vi è alcun pregiudizio rispetto a questo tipo di unioni. Il punto sul quale io mi sono focalizzato per il voto contrario è relativo all'istituzione della coppia come matrimonio. Perché questo in effetti potrebbe essere un primo passo verso lo svilimento del sacramento del matrimonio, dell'unione religiosa così come la Chiesa ce l'ha insegnato e così come leggiamo nelle scritture Quali sono le soluzioni secondo lei valide per insomma, legittimare la situazione delle coppie che comunque non si legano attraverso il vincolo del matrimonio? Sì, uh, dicevo con un intervento legislativo a tutela della, dei diritti di determinati soggetti che o convivono o si, si possono anche iscrivere in un registro delle unioni civili, non è un problema, ma uh, non è uh, l'intervento diciamo, uh, comunale che può risolvere il problema. Se il legislatore deciderà di tutelare questi diritti, lo dovrà fare andando a modificare il codice civile, dettando delle leggi speciali, perché Oggi se io voglio tutelare una persona che mi affianco dopo tanti anni posso semplicemente fare un testamento e attribuire a questa persona tutti i miei beni. Il suo partito l'UDC si è presentato a questa votazione diviso. Questo vuol dire che almeno sulle tematiche etiche non c'è un indirizzo unico dettato dalla sede centrale? Assolutamente, assolutamente, questo non è un problema politico, non è stata una votazione politica, è una, è una votazione etica propria. Ognuno di noi ha fatto secondo coscienza quello che riteneva giusto, quindi non c'è stato assolutamente un voto politico e non era assolutamente una prova eh, di forza con l'amministrazione, così come possiamo vedere che nello stesso PD c'è chi ha votato favorevolmente e chi addirittura si è astenuto lo stesso sindaco, quindi questo si può, può far vedere che in effetti non c'è alcun tipo di prova politica o di voto politico su questi temi che sono importantissimi, al di là della politica vanno.